Ciao a tutti da Streamhard2.com, quest'oggi vi mostriamo il nuovo Thrustmaster T300, l'ultimo volante rilasciato da Thrustmaster, compatibile con il mondo Sony, quindi PlayStation 3 e PlayStation 4, ma anche PC. Questo volante si differenzia dal precedente TX che abbiamo recensito nel mese di settembre per alcune modifiche hardware. Come possiamo vedere, la corona non è più la replica della 458 Italia stradale, ma della 458 Italia GT, quindi versione da corsa, da gara. E come possiamo vedere è completamente rivestita in gomma, è abbastanza comoda, anche se dopo varie ore di gioco le manici iniziano a sudare, quindi diventa un po' scivolosa. Abbiamo una placca centrale in metallo che possiamo svitare e quindi separeremo il sistema di attacco della corona al volante e la corona stessa, quindi se vogliamo possiamo anche utilizzare delle corone non convenzionali, ma perderemo che hanno comunque che sono compatibili con questo attacco a 6 viti, ma perderemo la funzionalità della cambiata e dei pulsanti, in quanto i pulsanti e cambio sono attaccati direttamente alla corona, non al sistema di attacco. Inoltre abbiamo questi pulsanti, sempre replica della 458 GTE, molto belli da vedere, anche ben fatti. Abbiamo la croce direzionale, il logo Ferrari e il manettino che, a cui possiamo assegnare due funzioni. Inoltre, come abbiamo detto, abbiamo il cambio sequenziale che è fissato alla corona, non come il T500 RS fissato alla base del volante. E quindi le palette gireranno, noi gireremo il volante, non rimarranno fisse. E sono completamente in metallo e hanno un feedback molto buono, anche sonoro. E inoltre abbiamo al centro della corona questo piccolo indicatore del centro del volante, cioè che ci permette di capire se il volante è centrato. Poi questo volante si differenzia dal TX anche per i gradi di rotazione massimo del volante, da tutta a destra a tutta a sinistra, che sono di 1080 gradi e non più 900 come il TX. Per quanto riguarda il set di pedali invece possiamo dire che è identico, l'unica differenza, quindi con i suoi pro e i suoi contro, soprattutto contro, è l'unica differenza è la possibilità di regolare le piastre metalliche dei pedali, in quanto sono presenti delle viti che possono essere svitate e possono essere regolate queste piastrine a nostro piacimento, in quanto presentano più fori per queste viti. L'analisi hardware possiamo dire che è tutto, vediamo come si comporta con il gioco Assetto Corsa, in questo caso con una Porsche GT3 sul circuito di Spa. E niente, facciamo un paio di giri e vi mostriamo il force feedback e le sensazioni di guida che ci trasmette questa periferica. Questo volante è dotato sempre del motore brushless, quindi non presenta punti morti al centro del volante. Inoltre il force feedback è molto lineare e costante, non abbiamo mai la sensazione di volante diciamo mollo al centro e troppo duro quando iniziamo a girare, come per esempio mi succede con il mio Logitech DFGT. Nel primo giro vi mostro un po', porto in crisi un po' la macchina, così posso farvi vedere il force feedback di questo volante.
Mentre nel secondo giro farò un giro pulito per vedere la sua precisione. Per farvi vedere la sua precisione. Come potete vedere nel curve veloci è davvero preciso, quanto è proprio un pregio del motore brushless. Possiamo fare anche delle micro correzioni alla traiettoria e vengono registrate perfettamente dalla periferica. Adesso facciamo il giro veloce. Ok, abbiamo fatto due giri, vi abbiamo mostrato come si comporta questa periferica con assetto corsa, spero che il video vi sia piaciuto e per la recensione completa, quindi tutte le specifiche, tutte le nostre impressioni e foto più dettagliate su questo prodotto le troverete nella recensione scritta che verrà linkato sotto questo video. Quindi per oggi è tutto, dallo staff di Streamhard un saluto e al prossimo video, ciao!